Vivere di trading. Sì, a 20 anni. Faccio questo video perché vedo sempre di più sui social ragazzi della mia età affermare questa cosa. Ciao ragazzi, sono Paolo, trader full time ormai da 4 anni e in questo breve video voglio spiegarti che cos'è e come funziona il Forex. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, sono Francesco Bartiromo, trader full time che fa questo di lavoro da ormai 3 anni. Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele, per chi ancora non mi conosce, faccio trading da 3 anni e faccio questo di lavoro. Ma in che senso faccio questo di lavoro? Nel senso che mamma e papà pagano le bollette come normale che sia a quest'età e voi col trading vi comprate il panino Del McDonald's con la mia gang ci beviamo una Coca-Cola dentro a privé. che a quel punto un po' tutti siamo capaci di vivere di trading. Oltre al messaggio sbagliato che mandano questi ragazzi, diversi di loro fanno anche parte di questa Academy, che più che fare educazione finanziaria fanno questi discorsi motivazionali riproponendo i concetti dei libri di Robert Kiyosaki oppure Simon Sinek, che per carità sono bei libri, ma alla fine è un po' una questione di vendere sogni. So che dentro di voi c'è questo desiderio ardente, ripeti desiderio ardente. Ma vaffanculo. Vediamo un po' di numeri per capire come si potrebbe vivere di trading e perché questi ragazzini non vivono di trading. Alla fine è un video che non mi conviene nemmeno fare, perché è un po' come scoraggiare la gente che è interessata al trading e che quindi è iscritta al mio canale. Però va fatto. Just do it! Comunque, per prima cosa, supponiamo che questi ragazzi abbiano un conto di 100.000 euro. Ovviamente è un numero che sto esagerando perché effettivamente è difficile alla mia età avere 100.000 euro. E anche quelli che ce l'hanno, perché magari sei un youtuber americano che ha spaccato, hai una tua attività, o magari, non lo so, sei un artista. Avendo dedicato tutta la loro vita a quello, non saranno bravi a fare trading come qualcuno che ha dedicato tutta la sua adolescenza a fare trading. A questo punto vediamo quanto mediamente all'anno ci si può aspettare dal trading. E no, non parlo dei nostri cripto amici o dei trading in cui si fa il 3000%, ma del valore sul nostro conto, perché alla fine se vogliamo campare dobbiamo basarci su quello. Direi di prendere l'esempio più grande che ci sia e quindi l'investitore migliore di tutti i tempi. Lui ha generato quella ricchezza facendo mediamente il 20% all'anno. Però se ci pensate, tutto sommato Warren Buffett non è proprio un esempio da prendere in questo caso, perché alla fine fa investing, non fa trading. Esposta delle quantità tali di denaro che non ha la flessibilità di un trader indipendente. Allora prendiamo un altro esempio e prendiamo Unger. Prendo lui non tanto perché magari è il migliore, ma avendo vinto 4 volte il campionato del mondo, lui quelle mega percentuali sa farle. Addirittura in un anno facendo oltre il 600%. Capite il mio ragionamento? Non stiamo parlando di una persona che non rischia e che investe in obbligazioni, ma ha dimostrato che se c'è da spingere, lui sa spingere. E quindi, essendo un trader che ha la propensione a rischio per fare, tra virgolette, big money, quanto mai farà mediamente all'anno sul suo conto? Un misero 30%. 20% Warren Buffett, 30% lui. Capite che stiamo arrivando ad una verità. E quindi di chi fidarsi? Di loro che hanno anni e anni di esperienza e quindi riescono a farla una media sul loro track record? Oppure di loro? A quei 2 o 3 deficienti che stanno mettendo sui social in sti giorni, tipo, ah no, ma io ve l'avevo detto BTC, ah ma io ve l'avevo detto le cripto, e sono gli stessi mongoli che 3 mesi fa stavano comprando a 65.000. Adesso ci sono gli sconti, ha sbagliato. A 65.000 va bene comprare, a 35.000 non va bene comprare. Nice. Direi evidente. E qui non c'entra il mercato su cui fai trading, perché non vuol dire che se fai forex o fai crypto puoi farle queste mega percentuali. Perché se fosse così, sfido tutti questi ragazzini. Andate a fare un campionato o anche solo qualche anno sul vostro conto, fate il 100.000% e vi assicuro che il giorno dopo avrete la fila di persone che vi vuole far gestire i loro milioni. Ma alla fine, queste sono quelle persone che si riducono a fare il webinar gratuito e quant'altro. Che non sto dicendo che sia un problema, ma se fai il 100% al mese stai un po' perdendo tempo, non pensi? Quindi, torniamo all'esempio di prima, in cui abbiamo la nostra giovane promessa con un conto di 100.000 euro e che fa mediamente il 30% all'anno. Abbiamo esagerato il fatto che abbia un conto di 100.000 euro, esageriamo la sua performance che riesce a farla un trader bravo con anni di esperienza, esageriamo ancora di più e facciamo che non paghi tasse sui profitti. Perché vive sulla luna. E quindi hai 30.000 euro per vivere l'anno prossimo. Che sì, sono, tra virgolette, tanti.
Ma considerate quante cose abbiamo esagerato. Vedete come i conti non tornano? Ma a questo punto ci sarebbero due considerazioni da fare. Uno, che il 30% è una media. Quindi se l'anno dopo neanche dico che perdi, ma semplicemente non guadagni, hai due possibilità. O dal grattacielo di Wall Street passi in strada a fare elemosina, o togli dei soldi dal tuo conto. E se togli dei soldi dal tuo conto, che cosa succede? Che l'anno dopo farai una performance su un valore ancora più piccolo di 100.000. Come seconda considerazione, qual è il vero vantaggio del trading e degli investimenti? L'interesse è composto, quindi in teoria tu dovresti riuscire a non togliere mai i soldi dal tuo conto, perché perderesti questa crescita esponenziale. Capite che il trading non è semplice e vivere di trading è difficilissimo, nonché poco vantaggioso. A questo punto vediamo per chi fa il trading. E mi baso anche sulla mia esperienza personale. Ho avuto un po' la fortuna, un po' la sbatta di viaggiare e partecipare a diversi eventi di trading anche a pagamento. Tra l'altro ho intenzione di visitarne anche altri all'estero e portarli sul canale. Quindi, se non ti sei iscritto... E in questi eventi c'ero io, con il mio zainetto, la mia merenda e attorno avevo imprenditori o comunque gente che lavora. E non c'erano persone che erano lì perché volevano iniziare a vivere il trading, ma perché volevano far fruttare i loro soldi che guadagnano col lavoro. Perché alla fine, ricordiamocelo, il trading è una forma di investimento. Ed è quindi normale che i trader abbiano altre entrate oltre ai profitti fatti sul proprio conto. Se ci pensate, c'è chi ha una società di gestione, c'è chi fa formazione, e io non sono contro se fatta bene. Oppure c'è chi vende altri servizi, software, indicatori e quant'altro. Anche lo stesso Larry Williams, che lui la mega percentuale l'ha veramente fatta, in uno dei suoi libri più famosi, che è I segreti di lungo termine per il trading di breve termine, dice questa cosa: se fate trading, non lasciate il vostro lavoro. So che non vi può piacere, ma sarà sempre la vostra base. Quindi capite che non ce lo sta dicendo il primo scappato di casa, ma ce lo sta dicendo Mr. Williams. Vi propongo anche questo articolo in cui parla Unger. Il trading può essere una passione profittevole, ma non sostituisce lo stipendio. Ed è un po' quello che sto cercando io di fare su questa piattaforma. Crearmi un'entrata diversa, pur parlando di quello che mi piace. Mi dispiace se ho deluso qualcuno che pensava vivesse di trading, ma è così. Inoltre, i trader che riescono a vivere di trading non li conosciamo, perché anche lo stesso Warren Buffett è molto famoso per la sua azienda. Ma un trader che vive solo di quello, non avendo bisogno di, passatemi il termine, clienti, non ha bisogno di mettersi in mostra. Forse l'unico esempio di trader che vive solo di quello è Bruce Kovner, ma anche di lui si sa pochissimo. In un'intervista ha rilasciato che fa trading sul suo conto con circa 600 milioni. Capite che con 600 milioni non si fa fatica ad arrivare a fine mese, ma noi comuni mortali abbiamo bisogno dello stipendio. Quindi, per ricapitolare un po' tutto quello che abbiamo detto, questo messaggio che sta passando è sbagliato. Vabbè che ormai l'altro giorno ho visto la pubblicità del guadagno al 30% all'anno con 15 secondi al giorno, che non so voi, ma a me in 15 secondi neanche si accende il computer. Ma un messaggio sbagliato non solo per chi si avvicina al trading, ma anche per chi fa trading in maniera, passatemi il termine, onesta. Ma il problema è che adesso agli occhi degli altri chi è il migliore? Se io facessi adesso il 100% all'anno, che è tantissimo, c'è quello che fa il 500% al mese. Quindi usate la vostra testa e confrontatevi con i migliori, quelli che hanno dimostrato che risultati gli riescono a portare.